Quindi accedo direttamente qui, entro con lo speed e adesso puoi interrompere in modo Vai. che evitiamo di vedere i dati sensibili, ok? Bene, io nel frattempo appunto dico ai nostri lettori, ricordo alcune cose. Uno, evitiamo lo spam, quindi domande ripetute non saranno accettate. Oggi non c'è tolleranza. Due, un comportamento ovviamente sempre corretto, evitiamo polemiche perché oggi la questione del tutorial è molto importante, è una questione tecnica. Ho letto anche un commento da parte di una lettrice in cui diceva appunto cerchiamo di porre domande quanto più diciamo condivisibili. Ecco, purtroppo non riusciremo in questo spazio, soprattutto quello di ora, a anche affrontare casi specifici. Quindi dobbiamo ovviamente trattare argomenti che interessano una larga scala di persone. Quindi su questo voglio essere chiaro. Intanto, appunto, Roberta entra su istanze online. Ecco, intanto, ecco, Roberta, ti rivedo nuovamente. La live sì, resterà registrata perché, ecco, questo lo dico anche per chi non si sta collegando, sono le 2:30 di lunedì 20 maggio, molti sono comunque ancora, magari stanno tornando a casa, sono ancora a scuola per attività, quindi ci sta, quindi questa diretta rimarrà registrata e non avete paura, potete rivederla in qualsiasi momento della giornata. Roberta, allora puoi dirmi se siamo entrati già nella Siamo parte entrati dove... però Andrea, dopo questa schermata si vedranno i miei dati, quindi nel Vai. momento in cui andrò avanti dovrai oscurare. Voglio far vedere questa schermata per il semplice fatto che io sono già inserita Vai. in GPS e quindi come vedete la mia procedura, cioè la tendina mi dà la possibilità solo di aggiornare o da trasferire ed aggiornare la mia posizione. Naturalmente, le persone che si inseriscono per la prima volta qui troveranno nuovo inserimento perché non sono già inseriti. Quindi io in questo momento potrei aggiornare e quindi siccome sono iscritta nella provincia di Napoli, cliccando aggiornamento aggiornerò la mia posizione nella provincia di Napoli. Se invece intendo trasferire la mia domanda in un'altra provincia, dovrò cliccare trasferimento e aggiornamento. Attenzione, le persone che sono già inserite in GPS potrebbero anche decidere di non far nulla, di lasciare la domanda così com'è. E in questo caso la domanda rimane congelata all'ultimo aggiornamento che ho fatto, tranne per tutte quelle che sono le dichiarazioni di riserva o preferenza. Se io ho delle preferenze o delle riserve, devo assolutamente aggiornare. Clicco in avanti, Andrea, ok? Vai. Ok. Ecco qui, vai Andrea. Allora, Ecco. come vedete, ci Ok. sono vari tipi di finestre che posso cliccare. La prima è scelta graduatoria di interesse, fascia e titolo di accesso. Quindi io qui decido per quale classe di concorso mi posso inserire. Naturalmente mi inserisco in una classe di concorso o un tipo di posto in base al mio titolo di accesso. Quindi se ho un diploma ITP mi inserirò nella tabella riferita agli ITP, se ho una laurea mi inserirò nella tabella riferita ai docenti con laurea di secondo grado, se ho una laurea in scienza della formazione primaria o un diploma magistrale o titolo equiparato conseguito entro il 2001-2002 mi inserirò nella tab 1 riferita appunto alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Nella seconda stringa trovo gli ulteriori titoli rispetto al titolo di accesso, quindi quelli che nelle varie tabelle che vi invito a scaricare vengono chiamate come sezione B e questa stringa fa riferimento al titoli per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. In questa stringa andrò a inserire i titoli di servizio.
qui i titoli di riserva, qui i titoli di preferenza. Come vedete, anche se nel mio caso è un aggiornamento e io nel passato non ho inserito titoli di riserva, ma ho inserito i titoli di preferenza, come vedete il pallino è rosso, perché se intendo aggiungere nuovamente i titoli di preferenza non me li ritrovo, rispetto invece a quello che ho inserito precedentemente per quanto riguarda i titoli di accesso ai titoli culturali o i titoli di servizio, che come vedete hanno un pallino verde. Qui ci sono le altre dichiarazioni, come vedete hanno un asterisco, così come nella stringa che fa riferimento ai titoli di accesso. Perché? Perché questi sono campi obbligatori, quindi naturalmente non posso pensare di potermi inserire in una graduatoria provinciale per le supplenze senza avere un titolo di accesso che me lo permette, così come non posso partecipare a nessun tipo di procedura se non godo dei diritti di voto, oppure non sono cittadino e quindi non dichiaro di essere cittadino italiano da provenire o di provenire da altra nazione, se non dichiaro di dare il consenso al trattamento dei miei dati e così via. E qui ci sono invece, c'è la stringa riferita agli allegati, qui non va inserito nulla se non quello che fa riferimento ai titoli all'estero, perché vi ricordo che questi sono, voi fate un'autodichiarazione, quindi siete rispondete di quello che dichiarate, così non c'è bisogno di allegare nulla a questa procedura. Nel momento in cui poi avrete un contratto ci sarà un eventuale, ci sarà sicuramente la convalida e eventualmente se ci sono dei dubbi vi potranno chiedere di comunque mostrare i vostri titoli. Io accedo alla prima stringa, come vedete nel mio caso io già sono inserita in A018 seconda fascia e come vedete faccio riferimento alla tab 4, in quanto sono inserita in A018 e in A065, ma non come docente abilitata. Se volessi inserirmi come un'altra classe di concorso, dovrei cliccare su questo pulsante dove c'è scritto aggiungi graduatoria. Tipo di graduatoria. Cliccando qui mi si apre una tendina che fa riferimento alle varie tab. Vi dicevo che abbiamo la tab 1 che riguarda tutti quelli che si inseriscono, da quest'anno c'è questa novità, chi si inserisce in tab 1? Si inseriscono in tab 1 tutti quei docenti che concorrono per la scuola dell'infanzia, tutti quei docenti che si inseriscono nella scuola primaria e tutti quelli che si inseriscono come docenti di scienze motorie e sportive nella scuola primaria. Chi sono? Sono tutti quelli che hanno superato, stanno per superare il concorso per l'educazione motoria che si è tenuto poco fa. Quindi se io fossi una docente che intende inserirsi per la scuola primaria, dovrei cliccare la tab 1. Come posso farlo? Lo posso fare se sono in possesso di un diploma magistrale o di un titolo equiparato conseguito entro il 2001-2002, oppure sono già in possesso in questo momento di una laurea in scienze della formazione primaria, oppure in subordine. Posso anche inserirmi in prima fascia, ed ecco qui, guardate, c'è questa dichiarazione, l'ultima, se in questo momento non sono ancora laureata in scienze della formazione primaria, ma sono agli sgoccioli e sicuramente terrò la mia seduta di laurea entro il 30 giugno 2024. In questo caso cosa devo fare? Io dichiarerò che con il mio conseguimento di abilitazione dopo il termine di presentazione della domanda, come vi diceva Andrea, il termine della presentazione della domanda è il 10 giugno. Mettiamo il caso che se io mi dovessi laureare il 15 giugno, io potrei spuntare questa dicitura e
dichiarare che mi impegno a comunicare l'eventuale conseguimento dell'abilitazione entro il termine di presentazione della domanda di scioglimento della riserva, quindi dopo il 30 giugno. Che cosa succede in questo caso? Come vedete, alle mie due domande già inserite, le due posizioni già inserite, se ne aggiunge una terza che fa riferimento alla tab 1 e come vedete c'è una scritta in rosso che mi ricorda che sono inserita in prima fascia ma con riserva. E il consiglio che noi diamo per tutti quelli che si inseriscono in prima fascia con riserva è quello naturalmente di iscriversi anche in seconda fascia, perché in qualsiasi momento io dovessi avere una difficoltà e non poter sciogliere questa riserva, io comunque sarei in seconda fascia e potrei comunque concorrere per un contratto a tempo determinato. Abbiamo fatto l'esempio della docente che ancora si deve laureare in scienze della formazione primaria e quindi clicca su questa dicitura, ma invece immaginiamo che questa persona abbia invece già acquisito una laurea in scienze della formazione primaria e qui devo fare una cernita, una scelta fra i vari tipi di laurea, quindi una laurea in scienze di formazione primaria quinquennale secondo il decreto ministeriale 249 o una laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale o un diploma magistrale di maturità magistrale e titoli sperimentali equiparati conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 e così come il diploma di liceo socio-psicopedagogico sempre acquisito entro il 2001-2002 o un titolo di abilitazione conseguito all'estero. Anche in questo caso per tutti i titoli conseguiti all'estero devono essere già conseguiti, per quelli che invece stanno adesso acquisendo il titolo all'estero sia di abilitazione che di una specializzazione sul sostegno non è possibile inserirsi con riserva, il titolo devono averlo già acquisito, così come è possibile inserirsi con provvedimento giurisdizionale definitivo, con provvedimento giurisdizionale cautelare, con provvedimento giurisdizionale favorevole a interessato non passato in giudicato. Immaginiamo invece che ci sia una persona che si inserisce con una laurea in scienze della formazione primaria quinquennale, quindi cambiamo il titolo di accesso, non è più con riserva, ma è una persona che già ha acquisito questo titolo. Come vedete, cambia il panorama, visto che ho dichiarato di aver già il titolo in mio possesso, il sistema vi apre un'altra tendina e vi dice data del conseguimento, quando ho conseguito questo titolo, naturalmente l'ho conseguito prima dell'apertura della procedura, oppure se lo conseguo domani, io o dopodomani, io completerò la procedura nel momento in cui ho acquisito il titolo, non prima naturalmente. Quindi immaginiamo di averlo acquisito ieri, scriverò data del conseguimento 19 maggio 2024, dove l'ho conseguito, quindi inserirò l'università presso quale ho conseguito il mio titolo, così come scriverò università Sor'Orsola Benincasa, per esempio, mi esce di default, con quale valutazione ho acquisito questa mia laurea, e il sistema in automatico vi tramuterà tutto in centesimi. Quindi se io ho acquisito il mio titolo con 110 su 110, come vedete il punteggio è 100. Attenzione a non cliccare questa casella. Chi è che clicca questa casella? Coloro che non riescono a dare un punteggio, un valore ponderale al loro titolo di accesso. In questo caso, cliccando su questa su questo pulsante, io chiedo di avvalermi di un punteggio di 8 punti e quindi non commettete l'errore di inserire di cliccare su questa su questo quadratino. Successivamente il sistema vi apre un'altra sezione, che è la sezione A2, che trovate
sempre nelle tabelle. Per questo vi dico, fate attenzione alle tabelle, andate a trovarvi, a scaricarvi le tabelle allegate all'ordinanza, perché per ognuna di queste diciture trovate un particolare punteggio. Quindi dice, come l'abbiamo acquisito questa abilitazione? L'ho acquisita con una laurea conseguita in scienze della formazione ai sensi del DM 249, quindi ordinamento precedente, o con un diploma di maturità magistrale, o con nessuna delle voci precedenti nominate precedentemente. Quindi, una volta che avete inserito tutto quello che vi è richiesto, immaginiamo che sia questo, quando l'ho conseguito, anno di inizio durata della legale, 2020, facciamo così, facciamo una prova, 2019-2020, 2019-2020, 2023-24, modifica, vediamo se va bene, c'è qualcosa che ho sbagliato, no, ho sbagliato il tempo ragazzi, non ho fatto il calcolo, ok, 19. Modifica. Vedete, se c'è qualche errore, il sistema graduatorio già è presente. Vabbè, il sistema vi dà errore. Vabbè, non riesco a inserire l'anno scolastico finale minore dell'anno scolastico iniziati 2020, 2003-2004. Scritto, scusatemi. Modifica. Graduatoria già presente, già sono inserita in questa graduatoria perché ho messo graduatoria inclusa con riserva. Vabbè, eliminiamola. Questa graduatoria, quindi faccio, scusate il telefono che squilla, devo spegnere. Allora, dietro, elimina, ho eliminato questa qui, inserisco, aggiungo graduatoria. Tipo classe di concorso, primaria, diciamo che mi inserisco con la laurea, mi inserisco con quando l'ho acquisita, abbiamo detto l'ho acquisita ieri, quindi il 17 giugno presso l'Università Suor Ursula Benincasa con 110 su 110. Come con questo tipo di laurea nel 2000 e 19, ho cominciato nel 2018-19 e l'ho acquisita ieri, quindi 2023-2024. Inserisci l'anno scolastico 24, ok, inserisci. Ecco qua, come vedete, il sistema mi riporta il mio inserimento in prima fascia. Ora, se dovessi capire di aver sbagliato qualcosa, posso sempre modificare. Immaginiamo invece che io voglia inserirmi con riserva perché attualmente sto acquisendo, sono una persona ingabbiata, quindi sono una docente già di ruolo in un altro segmento scolastico, sono una docente di primaria, ho una laurea che mi permette di insegnare alla scuola secondaria di secondo grado o di primo grado e voglio inserirmi in prima fascia con riserva. Nel mio caso, già sono inserita in seconda fascia per A018, mi voglio inserire per A018 con riserva in prima fascia. Che faccio? Vado a scorrere e cerco la tab 3. Tab 3 è la tab 3, è quella che si fa riferimento alle classi di concorso A, quindi riservate ai docenti che hanno i docenti laureati. Vi ricordo che da quest'anno non è più necessario possedere i 24 crediti formativi per potersi inserire in GPS. Quindi che cosa faccio? Come avete visto, io sono già inserita in A018 in seconda fascia, in quanto sono laureata.
con una laurea che mi permette di insegnare ISUA 018, ma in questo momento sto frequentando il corso da 30 CFU. Non ho ancora sostenuto la prova finale, quindi non sono ancora abilitata, ma penso di concludere il percorso entro il 30 giugno. Quindi cosa faccio? Clicco la classe di concorso per la quale sto acquisendo l'abilitazione e cerco la procedura per la quale mi sto a per abilitare. Non posso sicuramente scrivere che ho superato il concorso ordinario nel 2012, non ho fatto un corso speciale abilitante, ma devo andare in coda, come quella di prima, e dichiarare che conseguirò il titolo entro il 30 giugno. Anche in questo caso mi impegno a comunicare l'eventuale conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno. Vado a inserire. E come vedete, il sistema mi ha inserito in prima fascia. Vedete, io sono già in seconda fascia in quanto in possesso di una laurea che mi permette di insegnare in A018. Mi sono inserita anche con riserva in prima fascia e consiglio a tutti di farlo perché qualora non dovessi superare il percorso di abilitazione per ritardi anche dell'università, perché sappiamo che ci sono ritardi per alcune università, rimarrei comunque in seconda fascia pur senza il possesso della abilitazione. Poi potrò aggiungere un'altra graduatoria, per esempio le persone che in questo momento, tutte le laureande, quelle che si stanno per laureare o sono al terzo o al quarto anno di frequenza in laurea scienze della formazione primaria, possono inserirsi in seconda fascia per l'infanzia e la primaria. Quindi in questo caso loro faranno riferimento alla tab, scusate, mi ho messo la tab 10, faranno riferimento alla tab 2. Ecco qui, chi è che si inserisce nella tab 2? Tutte quelle docenti che non sono ancora laureate in scienze della formazione primaria, ma che frequentano il terzo, il quarto, il quinto anno di questo percorso di studi e hanno almeno 150 crediti formativi. In questo caso si inseriscono con in seconda fascia. Come vedete, devono cliccare a cui in questa dicitura devo dicono iscrizione per l'anno accademico 23-24 almeno al terzo anno. Quindi non c'è più la differenza fra terzo, quarto e quinto anno come era in passato. La dicitura è essere iscritti almeno al terzo anno di corso di laurea in scienze della formazione primaria, avendo assolto almeno 150 CFU entro il termine della presentazione dell'istanza. Clicchiamo su Inseriamo, qui dovremmo scrivere il nome dell'università che sto frequentando e la media del voto ponderata. E qui mi inserirò, inserisci e mi troverò iscritta anche nella seconda fascia. E non l'aggiungo questa perché, diciamo, creerei troppa confusione. Immaginiamo invece che io abbia anche un diploma che mi permette di inserirmi come ITP. In questo caso, se non sono abilitato, dovrò andare a flaggare la tab 6, che mi permette di inserirmi in tutte le classi di concorso della tabella B. Vi ricordo che fino a 2 anni fa, per potersi inserire in GPS con la tab B, ma anche nella tab A, occorreva avere i 24 crediti formativi. Da quest'anno non sono più necessari. Vi ricordo anche che a decorrere dal 1 gennaio 2025 non sarà più sufficiente possedere un diploma per potersi inserire anche nella tab B, ma occorrerà avere almeno una laurea triennale afferente alla classe di concorso per la quale mi inserisco. Quindi immaginiamo che mi voglio inserire in B015 con laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche. Anche in questo caso, come vedete, mi si
apre una tendina dove dovrò andare a cliccare che tipo di diploma posseggo. Se clicco in questo modo, vedete, mi si apre questa tendina dove dovrò inserire il titolo di studio, la data del conseguimento, che dovrà essere sicuramente ante la chiusura della procedura, quindi entro il 10 giugno devo averla conseguita, poi con che votazione ho conseguito di questo titolo, questo diploma, e poi questi sono i titoli congiunti, perché per poter accedere per alcune classi di concorso è necessario avere anche dei titoli congiunti, per esempio particolari qualifiche. Altra classe di concorso, altro tipo di graduatoria è quella del sostegno. Per quanto riguarda il sostegno, abbiamo due tab. La tab 7, che fa riferimento a chi è già in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o lo acquisirà entro il 30 giugno. Immaginiamo che io stia frequentando o abbia già frequentato il corso che mi permette di specializzarmi sul sostegno. Attenzione! Quando parlo di specializzazione di sostegno, parlo di una vera e propria specializzazione, non di corsi di master, best, DSA. Quelli non sono titoli di specializzazione su sostegno. Potrò farmi rivalere come ulteriori titoli, ma non sono specializzazione su sostegno. Anche in questo caso io dichiaro che posseggo già il titolo di specializzazione sul sostegno e sullo specifico grado, o l'ho già acquisito all'estero, o anche, come è accaduto per l'abilitazione, dichiaro che lo conseguirò entro il 30 giugno. Questo è possibile soltanto per i titoli italiani. Per i titoli all'estero devo già aver acquisito il titolo e devo già aver fatto richiesta di riconoscimento. Quindi io già posseggo il titolo di specializzazione sul sostegno. Come vedete, mi chiede quando l'ho acquisito questo titolo. Immaginiamo, io sto facendo sempre degli esempi, l'ho acquisito il 2 maggio, dove l'ho acquisito all'Università Sor Orsola Benincasa con 30 trentesimi, e come vedete qui la sezione 2 fa riferimento a due possibilità. L'ho acquisito con dei percorsi di specializzazione che prevedono un'ammissione selettiva. In questo caso cliccherò qui perché questo mi dà ulteriore punteggio. Nel caso contrario cliccherò qui e inserisco. Come vedete, in questo caso io non trovo nessuna dicitura rossa perché mi sono inserita a pieno titolo nella tab ADMM, quella che fa riferimento alla scuola secondaria di primo grado. Qualora invece abbia già acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo grado, ma quest'anno io abbia avuto l'idea di iscrivermi anche per il sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, dovrò ripetere nuovamente l'inserimento in tab 7, scegliere ADSS, quindi scuola secondaria di secondo grado, e dichiarare che non ho ancora acquisito il titolo di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, ma lo acquisirò entro il 30 giugno e mi riservo di sciogliere la riserva quando l'avrò acquisita e quando si aprirà la procedura. Come vedete, in questo caso naturalmente il sistema non mi chiede nulla se non la mia dichiarazione che non ho ancora acquisito e che l'acquisirò. Nel momento in cui vado a rivedere tutte le tabelle in cui io mi sono inserita, troverò in nero quelle in cui sono inserita a pieno titolo e con una dicitura in rosso quelle nelle quali sono inserita con riserva. Ribadisco, se avete intenzione di inserirvi
con riserve in prima fascia, non dimenticate di inserirvi anche in seconda fascia, perché qualora per qualsiasi motivo non doveste andare bene l'abilitazione, una specializzazione sul sostegno, voi comunque manterrete la possibilità di poter vedervi assegnare un contratto a tempo determinato da GPS. Altra cosa che vi voglio far vedere è la tab 8. La tab 8 fa riferimento a tutti quelli che hanno almeno 3 anni di servizio su sostegno, quindi quelli che non hanno una specializzazione su sostegno ma che hanno almeno 3 anni di servizio sul sostegno. E qui viene, a livello politico, io dico che c'è una discriminazione per quello che è successo negli altri anni, perché mentre negli altri anni c'era la possibilità di inserire il servizio anche entro il 30 giugno, quindi se io non avessi avuto una supplenza dal 5 settembre e adesso, quindi non ho ancora acquisito 180 giorni, io mi potevo comunque far valere il servizio entro il 30 giugno. Con questa ordinanza ministeriale questo non è possibile, perché potrò inserire solo il servizio prestato fino al 10 giugno, data di scadenza di questa procedura. Quindi se io avessi prestato almeno 3 anni di servizio sul sostegno senza titolo nella scuola primaria, potrei inserirlo qui come 3 annualità di servizio sul sostegno laurea in scienze della formazione primaria, oppure 3 anni di servizio sul sostegno ma con il diploma magistrale 2001-2002 o con provvedimento giurisdizionale. Quindi in questo caso qui si inseriranno tutte le persone che hanno almeno 3 annualità di servizio su quello specifico grado, tipo di posto. Diciamo che facciamo finta che ho finito di inserire tutte le mie graduatorie, vado indietro, come vedete il primo campo è verde. Ora dovrò inserire tutti i titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, quindi faccio riferimento ai titoli culturali. Come vedete, nel mio caso io ho inserito sia una tab 1, quindi delle classi di concorso riferite alla tab 1, quindi infanzia e primaria, sia delle classi di concorso riferite alla tab 3, quindi scuola secondaria di primo e secondo grado come docente abilitato, sia delle classi di concorso riferite alla tab 4, quindi docente di scuola secondaria di primo e secondo grado non abilitato, sia classi di concorso tab 7, che fa riferimento a tutti quegli insegnanti che hanno il titolo di sostegno. Quindi che cosa faccio? Immagino, vado qui, e come vedete la tabella, la procedura fa riferimento alla tab 7. Perché dovete fare attenzione a questo? Perché quando avete più tabelle, come nel mio caso, guardate, ve la faccio rivedere, io mi sono inserita in tab 1, in tab 3, in tab 4, in tab 7, in ben 4 tab. Gli ulteriori titoli li dovrò ripetere per tutte le tab che io ho inserito. Quindi non basterà inserire i miei titoli, come in questo caso, solo in tab 7. Li dovrò inserire e ripetere in tutte le tab che ho inserito, altrimenti vi potreste trovare che nella tab 7 vi trovate tutti i titoli culturali e nelle altre tab non ve li ritrovate, e in quel caso sarà un vostro errore, non un errore del sistema. E quindi in questo caso vi riporto a quella tabella che vi ho detto che dovete studiare prima di inserirvi in queste procedure e decidere quale inserire, quali di questi titoli voi avete. Quindi tab 7 B1, quindi un'abilitazione su posto classe di concorso per lo specifico grado, quindi se io sono abilitata per esempio con una laurea in scienze della formazione primaria e ho il sostegno, la specializzazione di sostegno, qui me la potrò far valere, così come se ho un'altra laurea che mi permette
di avere un ulteriore titolo. Naturalmente parlo di ulteriore laurea, non la laurea che mi ha permesso di acquisire il titolo, Roberta, di specializzazione di sostegno. Dimmi. Roberta, scusami, piccola nota. Si vedono, forse hai le notifiche, si vedono i messaggi di WhatsApp. Aspetta. Giusto per una questione anche, ovviamente. Aspetta, devo vai. Bloccare. Aspettate, blocco. Aspetta un secondo, blocco. Sì, vai. Vai tranquilla, è giusto, perché potrebbero anche, okay, come dire, esserci messaggi. Ok, va bene. Hanno... Scusatemi, scusatemi no. Ragazzi, ma sul telefono non distante. Vai. Allora, poi eravamo arrivati a un'ulteriore laurea, così come posso inserire una laurea triennale, ma sempre se si tratta di una laurea che non è una laurea che mi ha permesso di conseguire poi la laurea magistrale successivamente o la laurea specialistica successivamente, in questo caso non la posso inserire. Naturalmente qui potrete inserire tutti i titoli che sono in vostro possesso, per questo io vi dico, prima ancora di mettere mano alla domanda, cercate di fare mente locale di quelli che sono i titoli che sono in vostro possesso. Altro titolo che potete inserire è il titolo riferito al diploma di istituto tecnico superiore, GTS. Attenzione, qui molti hanno fatto degli errori, hanno inserito un diploma di ragioneria, un diploma di geometra in questo campo, sbagliando, quindi si sono visti attribuire un punto e mezzo che non, invece non è attribuibile, perché per istituti tecnici superiori parliamo di quegli istituti che sono paralleli alla frequenza universitaria, quindi non frequento l'università così come siamo abituati a conoscerla, ma questi istituti tecnici superiori che sono quelli post diploma e che mi danno, se li ho frequentati e ho superato tutto il percorso, mi danno un punto e mezzo. Qui potrò inserire, vedete, come vedete, tutti gli altri titoli, anche riferiti per esempio ai titoli Alfam. Se io posseggo, per esempio, siccome qui sono nella tab 7, quindi mi sono inserita su una classe di concorso che può essere, se mi sto inserendo per ADM, ma ho anche la classe di concorso per il sostegno di secondo grado, io potrò inserire l'ulteriore titolo di specializzazione. Qui potrò inserire titolo di specializzazione su sostegno scuola primaria, per esempio. Ok? Perché mi vale come ulteriore titolo. Quindi primaria, cliccherò primaria, modalità di conseguimento, quindi deciderò qual è la modalità di conseguimento, quando l'ho conseguita, immaginiamoci a maggio, 9 maggio del 2023, presso quale università l'ho acquisita. Se l'ho acquisita all'estero, io cliccherò qui, come vedete inserirò l'ente che ha riconosciuto il titolo, la data di riconoscimento e il numero dell'atto e clicco su inserisci. Come vedete, tutti questi pallini sono rossi perché non ho inserito nulla. Il punto di riferimento, il tab 7 B11 che fa riferimento al titolo di sostegno, invece è verde perché mi dice che io ho inserito un altro titolo di sostegno diverso da quello per le quale sto chiedendo l'accesso. Andiamo alla differenza fra questi, ho visto che ti era stata fatta questa domanda, Andrea, la differenza fra il CLIL e il CECLIL. Guardate, in questi anni ne abbiamo viste di cotte e di crude per quanto riguarda i titoli culturali. Questo che fa riferimento alla tab 7 B12, vi ricordo che sto parlando della tab riferita al sostegno, quindi tab 7 docente con la specializzazione sul sostegno. Il CLIL, questo primo CLIL, è quello che riconduce al decreto
decreto ministeriale 249 del 2010. Per intenderci, questo vale 6 punti, ma non è molto semplice ottenerlo. E quindi la maggior parte delle persone che hanno acquisito negli ultimi anni questo titolo CRIL hanno quell'altro titolo, quello CECRIL, che vale 3 punti e che deve essere comunque abbinato anche a una certificazione in lingua straniera. Perché non è facile questo, il primo CRIL, quello da 6 punti? Perché quello è riservato ai docenti di scuola secondaria di secondo grado che abbiano almeno 60 CFU con 1500 ore di percorso di studi, con almeno 300 ore di tirocinio e almeno 12 CFU. Quindi la maggior parte dei crediti dei CRIL che ho visto in giro e che sono stati inseriti vanno inseriti in questo CRIL, in questo CECRIL. Inserisci, aggiungi tipo di certificazione linguistica CRIL, poi scriverete quella che trovate sulla vostra certificazione, quando l'ho conseguita il 29 febbraio 2020 presso quale istituzione, lo scrivete e lo inserite. Ok, come vedete, in questo caso questo è diventato verde. Questo CRIL naturalmente però vi dice, guardate, corso di perfezionamento che sia congiunto alla certificazione della lingua straniera di cui al punto B14. Poi andiamo ai titoli accademici, professionali e culturali, diploma di perfezionamento, post diploma e post laurea, master universitari, 60 CFU. Mentre per alcuni titoli culturali non ci sono dei paletti, per quanto riguarda i master, i diploma di perfezionamento, invece ci sono dei titoli massimi a cui fa riferimento. Per i diplomi di perfezionamento, e scusatemi ma non riesco a togliere queste diciture, che per quanto riguarda i diplomi di perfezionamento e post diploma, parliamo di massimo 3 corsi acquisiti in 3 differenti anni accademici. Quindi fate attenzione anche a questa differenza. E poi le certificazioni informatiche. Vi ricordo che è possibile acquisire fino a 4 certificazioni informatiche, ognuna delle quali vale mezzo punto, quindi fino a 2 punti. Io ho inserito tutti questi titoli per la tab 7, vi ricordo, aspettate, ho sbagliato, per la tab 7, se io avessi, ecco, adesso, questi continuano a scrivermi nonostante tutto, se io invece adesso la certificazione informatica, oppure il titolo, il CRIL che ho inserito nella tab 7, non me lo trovo qui nella tab 1, vedete? Non me lo trovo, è rosso il riferimento al CRIL. Perché? Perché sto parlando di un'altra tab e quindi io dovrò ripetere nuovamente il mio titolo culturale CRIL perché sto facendo riferimento ad un'altra tab. Quindi vi ribadisco, fate attenzione, così come avendo inserito un titolo di accesso per la tab 3, non me lo ritrovo nemmeno in tab 3, quel CRIL che ho inserito in tab 7. Lo dovrò ripetere, vedete? Non me lo ritrovo. Il pallino è rosso. Quindi fate attenzione a questo. Ve lo ridico ancora perché a molti hanno sbagliato negli anni passati. Vado ai titoli di servizio, che questo è molto importante perché anche qui si sono fatti molti errori. Io sono una docente di scuola primaria di ruolo, sono inserita in GPS e quindi, come avete visto, ho
molti anni di servizio che ho inserito in GPS. Molti supplenti, molti docenti a tempo determinato si trovano già caricati dei servizi a sistema e li devono soltanto prendere e inserire nelle GPS. Io invece non ce li ho perché sono docente di scuola, sono già docente di ruolo. Come vedete, qui ho trovo nella mia tendina, qui inserirò i miei titoli di servizio, vedo tutte le classi di concorso per le quali ho chiesto l'inserimento. Ora sta a me decidere quali i titoli di servizio che posseggo, su quale classe di concorso voler farmeli caricare, ok? Immaginiamo che io voglio farmeli caricare su A018 perché è la classe di concorso che mi piace di più. Vi premetto che i servizi vanno inseriti una sola volta, perché poi una volta che chiudete il sistema in automatico ve li riporta a cascata su tutte le altre classi di concorso. Se sono servizi specifici vi valgono per intero, se sono servizi aspecifici vi valgono per la metà. Immaginiamo che io voglio inserire il servizio acquisito quest'anno, quindi nell'anno scolastico 2023-24, ok? Attenzione, un altro errore che hanno fatto molte persone: hanno cliccato su questa dicitura indicatore della valutazione al 50% secondo l'articolo 15,4 dell'ordinanza ministeriale. Chi è che inserisce? Chi è che clicca qui? Tutti quelli che hanno un servizio antecedente all'anno 2000 in scuole secondarie pareggiate o infanzia o primaria parificate o pareggiate. Quindi se è un servizio successivo al 2000 non dovete cliccare qui, altrimenti il servizio vi verrà valutato per la metà. Fate attenzione. Penso che questo errore non si farà più, visto che molte persone all'epoca non lo sapevano e quindi hanno fatto questo errore, non credo che si farà più. Se il vostro servizio l'avete prestato in Italia, servizio che è stato nei percorsi di istruzione dei paesi UE, non dovete scrivere sì, dovete scrivere no, perché questo sì lo dovete mettere solo se avete prestato servizio in un altro paese diverso dall'Italia. Insegnamento su cui è stato prestato il servizio. Nel mio caso, il mio servizio è stato prestato sulla scuola primaria. Come vi dicevo, io sono insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato. Attenzione, qui mi si apre un mondo, ok? Il mondo è soprattutto riferimento a questo C1 e a questo C2. Ora, nel mio caso, docente di scuola primaria a tempo indeterminato, che quindi è già di ruolo nella scuola primaria, il servizio che dovrò andare a inserire su A018, siccome vi ho fatto un esempio per l'educazione per la primaria, ma io non mi inserisco in primaria perché non mi posso inserire in quanto io sono docente già di ruolo sulla primaria, quindi non mi posso inserire, è un C2, perché nella mia graduatoria non posseggo la classe di concorso nella primaria, non chiedo di inserirmi nella primaria perché io già sono di ruolo nella primaria. Ma nel caso in cui io invece ho un servizio anche non specifico prestato su un'altra classe di concorso, la dicitura che devo cliccare è C1. Dopo magari nel question time vi spiegherò meglio, è più facile di come sembra. Altro errore molto frequente: molte persone hanno cliccato qui, seleziona la tipologia di supervalutazione facoltativo. Molte persone che l'anno scorso hanno lavorato sulle pluriclasse o su piccole isole cliccano su questa dicitura. È bene dire che la supervalutazione vale per tutti quelli che hanno lavorato, per esempio, in una piccola isola, ma quando? Non l'anno scorso, due anni fa. Nel range temporale che va dal 2003 al 2004 fino al 2006-2007. Quindi non commettete l'errore di inserire questa dicitura se il servizio che avete prestato su un istituto penitenziario nella piccola isola non rientra nel range 2003-2004-2006-2007. Periodo del servizio
dal 1 settembre 2009-2023 al, vi ripeto, al 10 giugno, quest'anno non è possibile inserirsi riserva anche per chi ha un servizio fino al 30 giugno al 31 agosto. Il sistema vi calcola 284 giorni in automatico. Nel caso in cui, non per quest'anno, ma negli anni precedenti, abbiate prestato un servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, potrete cliccare su questa finestra. Qui andrò a inserire la scuola, posso inserire il codice meccanografico o scrivere la scuola in cui ho prestato questo servizio, l'indirizzo è facoltativo, la provincia nella quale ho prestato il servizio invece è obbligatorio, così come è obbligatorio il comune nel quale ho prestato questo servizio. E inserisco e mi trovo tutti i servizi che ho prestato. Andiamo ai titoli di riserva, vi ripeto, se qualcuno non ha niente da aggiornare perché non ha fatto neanche un giorno di supplenza, non ha acquisito nessun titolo, se ha un titolo di riserva deve comunque aggiornare e inserirlo, altrimenti non se lo troverà riconosciuto, va bene? Vi voglio far vedere cosa succede se io clicco ad esempio la riserva N, invalido civile. Qui devo scrivere l'ente che mi ha riconosciuto la mia invalidità, per esempio l'INPS, la data nella quale mi è stata riconosciuta questa invalidità, scusate un attimo, qui continuano a arrivarmi i messaggi, e numero dell'atto, me lo invento, ma come vedete nel momento in cui clicco qui, riserva N, mi si è aperta una tendina che mi dice: dichiaro di essere iscritto negli elenchi dei centri dell'impiego di cui alla legge numero 6899 nella provincia di Napoli. Ok? Estremi dell'iscrizione, quindi metterò gli estremi dell'iscrizione che trovo sull'atto. E quindi che cosa significa questo? Che se io inserisco, vuol dire che in questo momento io non lavoro, oppure mi licenzierò, perché la prima volta che inserisco la riserva non devo essere in servizio. Se invece l'ho inserita precedentemente, ok, cliccherò non sulla prima finestra, ma cliccherò su quest'altra finestra, cioè dico: dichiaro di non essere iscritto negli elenchi del centro dell'impiego di cui la legge 68 del 99, poiché è occupato alla data di scadenza del bando, però ho già utilizzato questa riserva precedentemente, per esempio la riserva l'ho già inserita attraverso l'ordinanza ministeriale 112 del 2022, quindi se l'ho già inserita in passato non c'è bisogno che in questo momento sia disoccupato, basta che io abbia inserito precedentemente questa riserva. Se invece la riserva l'ho acquisita adesso purtroppo mi devo per forza licenziare prima che scada la procedura. Attenzione a questo, perché molti ambiti territoriali si sono sbagliati, addirittura hanno fatto l'immissione in ruolo per le persone che avevano dichiarato di avere una riserva, ma poi si sono accorti che non erano disoccupati nel momento in cui si è chiusa la procedura e sono stati licenziati. Quindi penso di essere stata chiara, altrimenti poi ci ritorniamo. Quindi questa è per quanto riguarda la riserva. Per quanto riguarda i titoli di preferenza, quindi posso inserire il fatto di essere invalido sia come titolo di riserva ma anche come titolo di preferenza, sono due cose diverse. Posso inserire anche di avere dei figli a carico, quindi cliccherò qui e cliccherò di avere due figli a carico, così come dichiarerò di aver svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari, ma dovrò cliccare qui e dovrò scrivere anche dove l'ho svolto, quando ho iniziato e quando ho finito. Ognuno
cliccherà in base alla sua posizione. Le dichiarazioni, come vedete, sono obbligatorie, quindi di essere cittadino italiano oppure cittadino di uno stato, uno degli stati membri, di avere un'età non inferiore ai 18 anni e non superiori agli anni 67, di essere iscritte nelle liste elettorali del Comune di Napoli, nel mio caso, di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, di non aver avuto sanzioni disciplinari, che sono consapevole che le mie dichiarazioni saranno soggette ad accertamenti, di essere fisicamente idoneo allo svolgimento della mia funzione, e poi sono di non aver riportato condanne penali. Sono consapevole che le dichiarazioni inserite, informatizzate, sono rese al sensi del 445, di non essere stato dispensato, qui questa fecitura lo inseriscono solo quelli che sono stati messi con riserva, e qui do il consenso alla privacy. Vediamo se ho cliccato tutto. No, le altre dichiarazioni, ci manca qualcosa, vediamo cos'è che ho saltato. Di non avere precedenti penali, non ce l'ho messo, vediamo che cos'è, di essere messo, vediamo se ho dimenticato qualcosa, inserisci con tutte le voci altre dichiarazioni, vediamo ragazzi che cosa ho dimenticato, di non essere stato destituito, questo qui, di non essere stato licenziato, di non essere temporaneamente inabilitato, di non essere dipendente, di non trovarsi, vediamo se ho messo tutto adesso, il sistema ve lo dà comunque, no? Dovete inserire tutto, tutte le diciture, quindi in questo momento mi sta facendo soltanto perdere un sacco di tempo, vediamo, inserisci. Dichiarazione con probabilità ai requisiti di ammissione, l'avevo messo prima, questo vi fa impazzire questo sistema. Procedimento motivato, ok, vediamo qui se trovo la quadra. Ok, finalmente ho trovato la quadra e adesso, dopo aver tra le dichiarazioni, andiamo alle sedi. Attenzione, non ci confondiamo, queste non sono le sedi che poi andrete a inserire a luglio, le 150 preferenze, sono altri tipi di sedi. Sono le sedi da cui potreste essere chiamati per le graduatorie di istituto. Come vedete, io ho già 20 scuole in A018 e addirittura ce ne ho 21 su A065. Capirete che non è possibile avere 21 sedi. Evidentemente le scuole che ho inserito nel 2022 sono state oggetto di dimensionamento e quindi io dovrò cambiarla, quindi dovrò eliminare una di queste scuole, perché altrimenti il sistema non mi dà la possibilità di andare avanti. Che succede? Che invece per ADMM, per ADSS e per EE non avrò, devo inserire tutte le scuole. Immaginiamo che di aggiungere una sede, quindi vado qui, seleziono il comune, vado su Napoli, descrizione delle scuole, qui mi stanno continuando a scrivere, cerca, e vedete, non c'è bisogno di scrivere la scuola, basta che metto il comune che mi interessa e mi escono le scuole di riferimento, quindi posso scegliere questa scuola, ci clicco sopra, inserisci e come vedete me la troverò. E il sistema vi dice che in questo momento ho inserito una scuola e mano a mano la inserisco. Una volta che ho prodotto la domanda vado a inoltrare, confermo, visualizza il PDF. Visualizzando il PDF vi troverete tutto quello che avete inserito. Io penso di aver finito, se ci sono delle domande, anche perché sennò diventiamo troppo lunghi e magari ci sono persone che hanno bisogno di qualche spiegazione e abbiamo un po' di tempo per questo time. Sì, infatti abbiamo anche qualche...